L'acqua è di tutti, non mangiamone troppa. Un appuntamento al Palazzo della Regione con il tema dell'acqua al centro. Sì, noi pensiamo sia importante sensibilizzare i cittadini e le cittadine piemontesi, in realtà anche della Val d'Aosta, proprio perché questa iniziativa viene portata avanti anche con la Regione Val d'Aosta, perché si pensi al fatto che l'acqua non deve essere sprecata e spesso si pensa a quello che è l'utilizzo diretto dell'acqua a partire dai rubinetti, ma in realtà l'impronta idrica, che è quella che ci dice, no, quanta acqua viene usata e viene usata appunto dalle persone, è un'impronta idrica che dipende in gran parte dall'acqua utilizzata per la nostra alimentazione, quindi in agricoltura e anche rispetto al cibo animale. Perciò riflettere su questo, capire che su questi temi è importante anche adottare stili di vita diversi, crediamo sia molto importante. Sia molto importante per tutti e sia molto importante portare queste riflessioni all'interno delle scuole. Qual è la quantità stimata di acqua che viene sprecata? Questi sono quantitativi enormi, acqua che certamente viene sprecata e purtroppo il nostro paese sembra essere uno dei più spreconi all'interno in un confronto con altre nazioni, e quindi proprio per questo pensiamo che le istituzioni debbano sensibilizzare tutti i cittadini e le cittadine, certamente anche in quelle che poi possono essere le scelte politiche a livello ambientale, a livello agricolo, proprio per porre attenzione ad una risorsa importantissima per l'umanità. Quale può essere, a suo giudizio, un comportamento corretto dei singoli individui per sprecare meno acqua? Già porre attenzione nella scelta dei cibi, e tra l'altro noi abbiamo proprio con questa, diciamo, con la presentazione, quindi con questo progetto, avremo modo di presentare al pubblico una nuova applicazione, o comunque una parte nuova dell'applicazione Ubo, una buona occasione, che ci dice proprio quello che è il quantitativo d'acqua dei cibi che possiamo appunto consumare. Quindi da questo punto di vista, anche in una scelta oculata, si può ciascuno portare un contributo in positivo a non appunto incidere sullo spreco complessivo.